Ciao bellezze e ciao splendori e benvenuti in questo nuovo video di presentazione ufficiale dei nuovi Dorian Concealer, i correttori liquidi firmati Mulac Cosmetics. Il concept dei nuovi Dorian Concealer ovviamente nasce dall'ispirazione del ritratto di Dorian Gray, proprio per la particolarità della formula elastica e confortevole sul viso, nonostante la copertura molto alta, appunto full coverage del prodotto, non per un vero e proprio attivo anti-age, ma proprio per un aspetto anti-age del prodotto indossato, che quindi rimane elastico e senza rughette, senza entrare nelle varie pieghe del viso. I nuovi Dorian Concealer si presentano in questo pack esterno. Come vedete è un pack standard di linea di Mulac Cosmetics, dunque si presenta dei soliti colori di linea bianco e nero. Il pack del correttore si presenta in una flaconette tonda con il tappo opaco e il damascato lucido tipico di Mulac Cosmetics, mentre la parte sotto la troviamo opaca, trasparente, facendo intravedere così il colore al suo interno. Da una parte ovviamente il logo Mulac e dall'altra parte la scritta Dorian Concealer. Mentre nella parte sottostante ovviamente troviamo l'etichettina con il numero e il nome del prodotto. Lo scovolino di questi nuovi correttori liquidi è uno scovolino maxi di questo tipo, che presenta in questo lato qui delle zigrinature che prelevano la giusta quantità di prodotto da applicare, quindi vi aiuterà tantissimo per un ritocco anche on the go o magari se vi portate solo questo prodotto in giro per dei ritocchi, ma anche durante l'applicazione stessa del correttore durante la realizzazione della base sarà molto molto utile appunto come scovolino per stenderlo sotto le occhiaie, nelle varie discromie del viso o anche per realizzare i punti luce o i punti d'ombra. La formula dei nuovi Dorian Concealer è elastica e confortevole per garantire un risultato naturale e levigante su tutto il viso. Inoltre ha la peculiarità di essere una cream to powder, ovvero cremosa liquida in applicazione e quasi polverosa in asciugatura, ovvero con un finish finale soft matte. Questo vi permette appunto un risultato opaco su tutto il viso senza quella fastidiosa sensazione appiccicosa sotto le occhiaie oppure nelle varie discromie del volto. Per questo questa formula si rende assolutamente versatile sia sulle pelli secche che su quelle miste grasse. La composizione di questi nuovi correttori liquidi è sintetica ma arricchita di agenti attivi naturali al suo interno, quali jojoba, mimosa e cere di girasole, che permettono un aspetto più disteso e tonificato della pelle una volta che si asciuga il prodotto. Inoltre abbiamo scelto di realizzare una formula sintetica, quindi con dei silicone all'interno, per rendere il prodotto il più performante possibile anche durante il giorno, quindi far permanere il risultato di elasticità appunto anche sentito sulla pelle durante tutto il giorno. Ovviamente una delle caratteristiche principali di questo correttore liquido è la coprenza full coverage. Pur essendo una formulazione liquida molto elastica sulla pelle e molto morbida, ha una coprenza altissima e è in grado anche di andare a coprire discromie molto forti o comunque sia tatuaggi, come potrete vedere anche nel video di applicazione della tonalità di Catherine Falcon, che successivamente vedrete nei vari contenuti. Prima di passare alla descrizione colore per colore, vi ricordo che ovviamente i nuovi Dorian Concealer saranno disponibili da oggi sul sito di vendita www.mulaccosmetics.com, ma troverete qui sotto nell'info box tutti i vari informazioni, tutti i vari dettagli, i vari link, e inoltre saranno scontati al 15% assieme allo sconto su tutta la linea per realizzare la base del viso, quindi ci saranno scontati anche Slay the Game, il nostro fondotinta in stick naturale, ci saranno scontate le sponge, quindi gli applicatori per poter applicare questi correttori liquidi. Inoltre vi ricordo che la sponge più adatta di Mulac Cosmetics, se preferite appunto questo come strumento d'utilizzo tendenzialmente per realizzare la vostra base viso, è la Baby, la versione Shape the Way Baby, quindi quella più piccolina, sarà scontata anche questa, assieme ovviamente anche le cipre e Adiumix, che è il nostro olio idratante da applicare prima della base viso. La prima tonalità presente in gamma e anche la più chiara è il colore Sublime Ivory, un colore avorio a base bianca. Questa tonalità è consigliata in abbinato al fondotinta Slay the Game nella tonalità 1, 2 o 3 nel caso lo abbiate acquistato. La seconda tonalità dei Dorian Concealer si chiama Self Obsessed Golden Ivory
ed è un color avorio a base gialla. Viene suggerita questa tonalità in abbinato a Slay the Game nella tonalità Marlene e Norma Jean Baker, appunto le due tonalità più chiare a base gialla o neutra. Come terza tonalità troviamo Masquerade Nude Beige. Questa è una tonalità pescata, questa penso sia la tonalità tra tutte perfetta realmente per annullare delle occhiaie molto forti sia sugli incarnati più chiari che su quelli medio chiari, e viene consigliata in abbinato ai fondotinta Norma Jean Baker, Monica ma anche Sofia. Come quarta tonalità troviamo Effimero Medium Gold, una tonalità intermedia dorata a base gialla. Questa è, vi faccio un esempio, è la mia tonalità d'estate, quindi è per quegli incarnati intermedi che ovviamente hanno il sottotono predominante giallo, oppure per gli incarnati abbronzati, è perfetta per Slay the Game, Monica e Sofia. Quinta tonalità troviamo Self Lover Tan, un caramello a base gialla suggerito in abbinato a Slay the Game, Sofia o Jennifer. Come ultima tonalità troviamo Portrait Dark Tan, una tonalità scura a base neutra, perfetta per gli incarnati scuri o medio scuri e ideale in abbinato a Slay the Game, Priyanka o Naomi. Come ulteriori strumenti di applicazione di questi nuovi correttori liquidi, nel caso non vogliate scegliere il loro stesso applicatore maxi, vi suggerisco lo Smudger Brush, questo pennello di Mulac che era appunto stato pensato proprio per i correttori, ed è questo qui. Inoltre, per creare un aspetto più diffuso del correttore e andare ad utilizzare questi concealer come punto luce, magari sfumato tutto attorno appunto alla zona del contorno occhi, vi suggerisco lo Spotlight Brush, che è appunto il pennello per gli highlighter, ma è perfetto anche utilizzato in abbinato a questa formula. Ulteriormente, come strumento e come detto anticipatamente, potete utilizzare Shape the Way se siete abituati ad utilizzare la sponge, sia nella versione baby più piccola che nella versione normale. Per le più tecniche e interessate ad ulteriori dettagli sulla formulazione, questo prodotto è paraben free, oil free, mineral free, made in Italy ovviamente, non contiene filtri UV e non contiene fragranze. Niente bellezze, ovviamente troverete tutto online e tutti i vari contenuti disponibili da oggi sia sulla pagina Instagram Mulac Cosmetics, troverete qualcosa ovviamente anche sulla mia pagina Instagram La Sindina, e ovviamente troverete tutto disponibile sul sito di vendita www.mulaccosmetics.com. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi nuovi prodotti, scrivetemelo qui sotto nei commenti se vi piace l'ispirazione, se vi piace il nome e qual è la tonalità che sceglierete per il vostro incarnato. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.